Okay, tu resto qua adesso, sì, che sennò... Sì. Tu sto qua che mi dai i tempi, perché sennò... Antonio! Signore e signori, gentili ospiti, tra qualche istante avrà inizio la cerimonia del giuramento solenne del corso Fadini III. La Scuola Militare Teulier esprime il suo vivo ringraziamento alle autorità e a quanti hanno voluto onorare con la loro presenza l'odierna cerimonia. Di fronte al monumento dell'Arco della Pace sono schierati i gagliardetti dei corsi che si sono succeduti nei vari anni dalla riapertura della scuola nel 1996 ad oggi. Si schiera la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Si schiera il reparto di formazione, ordinato su Batteria Tamburi, Terza Compagnia Allievi, Corso Buffa di Perrero III, Prima Compagnia Allievi,
corso Fadini III. Seconda compagnia allievi, corso Ferrari III. E le compagnie di ex allievi della Scuola Militare Teulier. La batteria tamburi è una formazione composta da soli allievi della terza compagnia. Le uniformi storiche sono contraddistinte da cordoni di colori differenti, in funzione dello strumento musicale utilizzato. È comandata da un mazziere ed è composta da strumenti a fiato, come trombe, e da strumenti a percussione, come tamburi e tamburi imperiali. Taglione, Pian! Prussinis! Prun! Dest, riga! Pissi! Ehi, cosa? Il comandante della Scuola Militare Teulier, colonnello Gianluigi D'Ambrosio, assume il comando dello schieramento. Taglioni. Presenta. Onori al comandante della Scuola Militare Teulier.
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, batteria tamburi, battaglione allievi, battaglione di formazione degli ex allievi. Grazie. Scuola militare, fian, arm! Ehi, poso! Si schierano i labari delle associazioni combattentistiche d'arma, preceduti dai labari delle associazioni nazionali ex allievi delle scuole militari Teulier, Nunziatella, Due e Morosini. Scuola militare, atten! Scuola militare, ehi, poso! Vengono resi gli onori al gonfalone della città di Milano, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che accompagnato dal gonfalone della regione Lombardia e dal gonfalone della città metropolitana di Milano, fa ingresso nel luogo della cerimonia. Scuola militare, atten! Presenta, arm! Onori al gonfalone della città di Milano. Thank you.
militare, fian, arm, riposo. Vengono resi gli onori alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Teulier, decorata di medaglia di bronzo al valore dell'esercito. Scuola Militare, atten, presenta, arm. Onori alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Teulier. Scuola Militare, fiag, arm, riposo. Vengono resi gli onori al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, che, accompagnato dal comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Carlo Lamanna, passa in rassegna lo schieramento. Scuola Militare, atten, presenta, arm. Onori al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Bandiera d'istituto della Scuola Militare Teulier, fanfara della Brigata Alpina Taurinense, batteria tamburi, battaglione allievi, battaglione di formazione degli ex allievi, pronti per la rassegna. Thank you.
Scuola militare, fianco, riposo. Il comandante della scuola militare Teulier chiama a sé la bandiera. Scuola militare, attent, presenta, a me la bandiera. Scuola militare, fiat, arm, riposo. Per antica tradizione, l'allievo anziano indirizzerà all'allievo cappellone le solenni raccomandazioni a premessa del giuramento. Scuola militare, atten. Cappellone, se fu tuo padre a dire io voglio, se fu tua madre a dire io vorrei, se fu vanità delle apparenze, se fu desiderio di indipendenza, se fu un capriccio, attimo di spavalderia, tradizione di famiglia o ricordo di antiche glorie a portarti qui, non giurare, perché la tua scelta ti coprirà di sudore, ti chiederà rinunce e sacrifici, ti farà dimenticare di te stesso, della tua famiglia, del tuo mondo. Ma se fu amore della patria, della lealtà, della verità, della giustizia, se fu volontà d'impegno, se fu spirito di dedizione al progresso, alla libertà e alla civile convivenza, allora giura e poi lotteremo insieme e sarai mio fratello. Anziano, non vanità, non capriccio mai piegò la mia volontà, né vaga aspirazione d'appare il glorioso. Non perseguì l'orme d'alcuno, né per pueril spavalderia appresso il giuramento, ma per amore di libertà e di pace, in servizio di virtù ed onore, io prometto fedeltà alla patria. Saluto. Giù. Spa. Dietro. Front. Scuola militare, riposo. In occasione di questa solenne cerimonia, ricorre oggi la giornata in onore delle medaglie d'oro al valor militare. Si dà ora lettura del messaggio pervenuto dal presidente dell'associazione, generale di corpo d'armata, medaglia d'oro al valor militare, Rosario Aiosa. Scuola militare, attenzione! Allievi del corso Fadini III, il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, di cui quest'anno ricorre il centenario della fondazione,
associa e rappresenta tutte le persone, le unità delle forze armate, le città, le province e le regioni che dal 1833, anno di istituzione di questa decorazione, sono state insignite della massima ricompensa al valor militare. Nell'impossibilità di intervenire personalmente tramite un loro rappresentante all'odierna cerimonia, i decorati sono comunque idealmente presenti al vostro fianco nel momento in cui vi accingete a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, innanzitutto rendendo omaggio alla bandiera dell'Istituto e rivolgendo un deferente pensiero a tutti i caduti per la patria. Un saluto rispettoso ma cordiale alle autorità e agli ospiti presenti e naturalmente al comandante della scuola, ringraziandolo per l'invito rivolto all'ente. Tra poco, giurando fedeltà alla Repubblica, vi impegnerete a difenderne non solo il territorio di confini, ma anche i suoi liberi ordinamenti, le sue istituzioni ed il sistema democratico in cui si realizzano i principi della nostra Costituzione. Siate consapevoli e fieri di appartenere all'esercito ed alle altre forze armate di un popolo libero, rispettoso delle altrui libertà, erede e continuatore di una grande civiltà di giustizia e di pace. Buona fortuna a tutti, viva l'Italia, generale di corpo d'armata Rosario Ayosa. Scuola militare, posto. Il padrino del corso, dottor Umberto Fadini, nipote del decorato, dà ora lettura della motivazione per la quale è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare al maggior generale Umberto Fadini. Scuola militare, attenti! Intelligente, ardito, abilissimo comandante di artiglieria di corpo d'armata, per 21 giorni consecutivi di battaglia fu l'anima della poderosa azione sviluppata dalle sue batterie. Al congegno, già mirabilmente preparato, seppe dare, con opportune personali direttive sul terreno, frutto di assiduo studio e di geniale intuizione, tutta la snellezza e varietà di gioco che gli eventi di una fortunosa e movimentata lotta imponevano, e al buon esito della quale validamente cooperò anche con frequenti ricognizioni per zone battute da intenso fuoco avversario e con ascensioni in pallone per il controllo dei tiri più importanti. Quando già la vittoria aveva sorriso al suo corpo d'armata, dopo due battaglie, in un'ardita escursione sulle posizioni dei nostri raggiunti, cadde, colpito in pieno da un proiettile nemico, chiudendo con una gloriosa morte sul campo un'esistenza costantemente e risolutamente dedicata al dovere ed alla patria. Basso Piave, 15 giugno, 7 luglio 1918. Scuola militare, posto! Prende la parola il comandante della scuola militare Teulier. Gentili ospiti, benvenuti all'odierna cerimonia di giuramento degli allievi del corso Fadini III. Signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, mi consenta di esprimerle la più profonda gratitudine per aver voluto presenziare ad un momento così significativo e solenne per la scuola. Un caloroso sentimento di riconoscenza lo indirizzo al Presidente del Consiglio Comunale della città di Milano e all'Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e attraverso loro a tutta la città di Milano, per la vicinanza alla scuola e la continua e totale disponibilità dell'intera municipalità. Un legame profondo tra Milano e il suo collegio militare che si tramanda da più di due secoli, qui rappresentato oggi dall'inserimento all'interno dello schieramento del primo tricolore della città di Milano. I giovani allievi della Teulier oggi, come ieri, continuano a custodire e coltivare gelosamente tra le mura della scuola il vessillo essato sulla Madonnina durante i moti del 1848 e con esso i valori di democrazia e di libertà.
Un sentimento di altissima riconoscenza lo rivolgo al comandante della formazione dell'esercito per il supporto assicurato in ogni circostanza. Rivolgo inoltre il mio più sincero benvenuto a tutte le autorità civili e militari, ai docenti e ai familiari. Grazie per essere qui oggi a suggellare con la vostra presenza l'attaccamento indissolubile all'istituto. La vostra partecipazione continua ad essere una pregevole attestazione di affetto e di benevolenza. Desidero esprimere il mio deferente omaggio al gonfalone della città di Milano, decorato di medaglia d'oro al valor militare, al gonfalone della regione e della città metropolitana, ai labari delle scuole militari ed a quelli delle associazioni combattentistiche e d'arma. Un pensiero commosso va a tutti i caduti per la patria ed in particolare agli ex allievi della Teulier. Il loro estremo sacrificio rappresenta in ogni epoca storica una testimonianza immanente di valori, di fedeltà e lealtà verso la nostra patria, un'eredità che deve costituire una irrinunciabile guida per il futuro per tutti noi. Indirizzo un sentimento di ringraziamento al presidente dell'associazione ex allievi e a tutti voi ex allievi qui presenti, segnatamente a che loro che condividono con il cappelloni giuranti l'intitolazione del corso alla medaglia d'oro al valor militare, Maggior Generale Umberto Fadini. La presenza di voi tutti è tangibile testimonianza della comunione di intenti e del forte legame di fratellanza che ci lega, un invisibile filo che unisce nel tempo tutti gli ex allievi. Infine, un grazie particolare lo rivolgo a voi genitori, perché superando ogni comprensibile titubanza, supportando le ambizioni dei vostri ragazzi, gli avete permesso, sebbene ancora adolescenti, di allontanarsi dall'ambiente familiare, riponendo una fiducia assoluta nell'istituzione che mi onoro di rappresentare. Avete il grande merito di aver cresciuto ragazzi esemplari, siate fieri delle loro scelte. Oggi, più di ieri, scegliere consapevolmente di far parte della schiera dei cadetti della Scuola Militare Teulier è un atto di ammirevole coraggio. Il percorso formativo che si consuma tra le mura della scuola è necessariamente impegnativo, a volte faticoso, costituito da disciplina, addestramento, studi e privazioni che comportano l'inevitabile accettazione di uno stile di vita fatto di vincoli e sacrifici. Cari allievi, essere qui oggi con il vostro carico di emozioni sta a significare che avete affrontato con slancio e determinazione questa impegnativa esperienza formativa, dimostrando quotidianamente che l'asse trainante del vostro progetto di vita, fin dalla giovane età, è incredibilmente basato su un discusso senso della responsabilità che trae energia in ciascuno di voi dalla ferrea volontà di maturare un'eccellente preparazione culturale e caratteriale quale premessa per un futuro solido e brillante. Allievi del corso Fadini III, avete quindi dimostrato con tenacia e maturità che siete pronti. Sì, voi! Voi siete pronti a consacrarvi incondizionatamente al servizio della patria e delle istituzioni. È quindi giunto il momento di celebrare il vostro grande giorno, un evento, quello del giuramento, che solcherà nei vostri cuori una traccia indelebile, un impegno solenne che vi guiderà continuamente nella scelta che siete chiamati ad operare nel prossimo futuro. Siate sempre fedeli a questo patrimonio di valori etici e morali che del giuramento costituiscono l'essenza, con la necessaria consapevolezza di chi è chiamato ad essere all'altezza dell'eredità che ha ricevuto, di chi, come voi tutti, animato da un eccezionale senso del dovere, non avrà timore di affrontare le avversità, di anteporre le scelte giuste a quelle convenienti, coerentemente con i valori maturati tra le mura della scuola, animati dall'intima responsabilità di fare bene all'Italia, indipendentemente da quello che sarà il percorso che intenderete intraprendere. Ebbene, in nome di questa eredità e di queste aspettative, vi formulo i miei più sinceri auguri al corso Fadini III, le migliori fortune. Con il suo permesso, signor Capo di Stato Maggiore, do ora lettura della formula del giuramento. Scuola militare, atten, presentat, arm. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato,
per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allievi del corso Fadini III, lo giurate voi? Scuola militare, fioc, riposo. Il cappellano militare, Don Giovanni Mizzi, legge la preghiera dell'allievo. Scuola militare, atten. Dio mio, fa che la mia vita corrisponda al fine per il quale me l'hai data, che i miei genitori abbiano in me un buon figlio, l'esercito un buon soldato, la patria un buon cittadino. Benedici la nostra bandiera, benedici le nostre case lontane e le care genti che ci amano. Benedici la nostra bella Italia, dammi la pace della coscienza e la forza di compiere il mio dovere, ovunque e sempre, così sia. Scuola militare, riposo. Il presidente dell'Associazione Ex Allievi della Scuola Militare Teulier, Gianluca Crea, rivolge un indirizzo di saluto al corso Fadini III. Allievi del corso Fadini, si celebra oggi il giuramento con il quale dichiarate fedeltà alla patria dinanzi agli allievi del corso Fadini II e alle più alte autorità, tra cui il nostro amato Capo di Stato Maggiore, Generale Serino. Una solenne promessa effettuata da ragazzi provenienti dagli ambienti più diversi, con un'aspirazione ancora vaga nei contenuti, ma già ferma nella determinazione di servire il Paese. L'impegno quotidiano, lo spirito di corpo, il sacrificio condiviso negli studi e nelle attività addestrative formeranno il carattere dei futuri professionisti e comandanti di uomini e l'identità del corso Fadini III. Il comune cammino formativo, che per voi prende il volo proprio con il giuramento odierno, sarà costellato da stimoli sempre pressanti, anche se non sempre immediatamente decifrabili, che cementerà rapporti di amicizia e di solidarietà, fondamentali per superare i momenti più difficili. I valori ed i principi appresi a scuola e sottesi al giuramento non cambieranno mai. Valori come senso del dovere, spirito di sacrificio, onore e fedeltà alle istituzioni. Valori che potrebbero essere un giorno ritenuti anacronistici se non apertamente dileggiati, ma starà a voi il compito di esserne custodi, sia che decidiate di continuare a servire in armi la patria, sia che decidiate di percorrere carriere civili. L'Associazione Ex Allievi vi aspetta a braccia aperte come giovani figli al traguardo della consegna dei diplomi, che ad oggi potrà sembrarvi un miraggio lontanissimo, ma credetemi, vi accorgerete di quanto scorra troppo velocemente il tempo. Sono emozionato perché dopo due mandati e 8 anni da presidente dell'Associazione Nazionale Ex Allievi, incarico che ho svolto con profonda passione e dedizione, potrebbe essere questo il mio ultimo saluto in occasione di una cerimonia così importante come quella dei più giovani giurandi d'Italia. Approfitto per ringraziare tutti i comandanti che si sono succeduti, da ultimo il colonnello D'Ambrosio, oltre al colonnello Bianco che ha rappresentato una preziosa linea di continuità, per la profonda collaborazione costruita nel tempo e la fiducia accordatami, nonché il Consiglio Direttivo, attuale e passato.
Ringrazio in particolare il vicepresidente onorario dell'associazione, il generale Grasso, oggi presente in tribuna, primo comandante della riapertura della scuola, rimasta chiusa per un cinquantennio a causa delle note sanzioni di guerra, che mi ha sostenuto con affetto paterno e la stessa attenzione che mi riservava da quando era allievo. Ringrazio anche mia moglie e mio figlio Giorgio, che mi hanno sostenuto e mi hanno sopportato nonostante il tempo che ho sottratto loro. Una settimana fa si festeggiava la festa del papà. Saluto allora i figli maggiori, gli ex allievi del corso Fadini II e del Grecchi, che celebrano oggi rispettivamente il loro ventennale e decennale. Con molti di loro conservo rapporti di fraterna e personale amicizia. Da padre a padre saluto Orlando Di Biase, che oggi marcerà nello schieramento finale anche insieme ai compagni di corso di suo figlio, nel ricordo e nella memoria del nostro ex allievo Nicola Di Biase. Nicola ha lottato con spirito da ex allievo contro una brutta malattia e lo ha fatto sempre con il sorriso e sempre a testa alta. Sono sicuro che in questo istante è schierato anche Nicola qui con noi. Saluto anche i discendenti di Fadini e di Grecchi, i quali, oltre a donare i cimeli dei loro avi affinché possano essere testimonianza diretta per le generazioni di allievi future, seguono sempre da vicino la vita della scuola. Saluto tutti gli ex allievi presenti nello schieramento, che oltre a costituire l'esempio più bello ed ammirevole di coesione e di attaccamento a questo istituto e a tutto ciò che esso rappresenta, è il messaggio più incisivo per i nostri allievi del corso Fadini III, che vale molto di più di tante parole. Allievi del corso Fadini III, siete inquadrati oggi qui per prestare giuramento al cospetto della bandiera, simbolo della patria e del labaro dell'associazione ex allievi, simbolo delle tradizioni di questa scuola. Il legame con chi vi ha preceduto getta un ponte nella storia dell'intera scuola militare. Basti pensare che il vostro corso è intitolato Umberto Fadini, maggior generale dell'esercito durante la prima guerra mondiale. Fadini non era un generale come gli altri, era un generale atipico perché morì in prima linea accanto ai suoi soldati e gli fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1940 gli fu anche intitolato un corso presso la scuola militare Teulier, il corso Fadini I. Esattamente 80 anni fa, nel periodo più buio della nostra patria, un allievo di quel corso, il giovane Italo Grimaldi, appena diplomato, si rese protagonista di uno degli episodi più belli e commoventi della nostra storia. Nel 1943 era stata trasferita a Cremona, la scuola, per sottrarla ai bombardamenti. Dopo l'8 settembre la caserma era stata abbandonata e saccheggiata. Grimaldi, con un altro allievo, decise di tornare a recuperare i suoi libri e gli effetti personali. Tra le macerie trovò il labaro della scuola. Quel drappo era in quei tempi ciò che oggi è la nostra bandiera d'istituto, il simbolo più alto di onore del reparto. Grimaldi prese il labaro e lo mise sotto la divisa. Andò a combattere e morì. Quella stoffa insanguinata non poté fargli da sudario perché fu trafugata, ma gli ex allievi, quando fondarono la nostra associazione, la riprodussero e l'adottarono come proprio simbolo. Sant'Agostino diceva «Verba movent, exempla traunt». La parola esalta, ma l'esempio trascina. Dunque voi, allievi del corso Fadini III, non dalle mie semplici parole, ma dall'esempio di Fadini e Grimaldi, traete l'entusiasmo nel fortificarvi nella regione della patria, nella vocazione al bene comune, nella ricerca della pace e della giustizia e nel conseguimento delle vostre aspirazioni e dei vostri ideali. Sono certo che anche voi, allieve e allievi del corso Fadini III, saprete essere emuli di chi vi ha preceduti e saprete essere per sempre custodi e portatori dei nostri valori. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva la Scuola Militare Teulier. Prende la parola la Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi. Buongiorno a tutti e a tutti. Mi fa molto piacere rappresentare l'amministrazione in questa occasione così solenne. Saluto il generale Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, le autorità civili, religiose e militari presenti. Oggi siamo qui per un momento importante, il giuramento delle allieve e degli allievi della Scuola Militare Teulier, che è un'istituzione nella nostra città. Nel 1848 questa scuola si chiamava Imperiale Regio Collegio dei Cadetti ed ebbe un ruolo decisivo nel sostenere la città che si ribellava agli austriaci. Durante le 5 giornate i cadetti sostennero i rivoltosi milanesi tanto da subire la ritorsione degli occupanti una volta rientrati in città. Questa è storia, la storia della nostra città e del risorgimento italiano,
così come storico è il primo tricolore che oggi la scuola, come da tradizione, riconsegna alla città. Dopo essere tornato a sventolare per qualche giorno sulle guglie del Duomo. L'anno scorso, per la prima volta, ho partecipato da presidente del Consiglio Comunale a questa cerimonia e purtroppo ancora oggi, come un anno fa, il pensiero non può che andare a ciò che sta vivendo l'Europa, nuovamente afflitta dalla guerra. Mai avremmo infatti pensato di rivedere così vicine a noi immagini di bambini, donne, case e ospedali bombardati. Eppure la storia ci ha costretto a ricrederci. Quello che oggi celebriamo e ricordiamo è un evento di grande importanza che ha segnato i moti di liberazione nazionale. Sembra scontato, ma dobbiamo essere consapevoli e grati per la fortuna che abbiamo di vivere in un paese libero. Mi auguro quindi che la politica, la diplomazia e la resistenza ucraina possano presto restituire al popolo ucraino presso le stesse parole che stiamo usando qui oggi per celebrare il coraggio della nostra città insorta nel 1848. Libertà, indipendenza e autodeterminazione. Grazie a tutti. Prende la parola il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Pietro Serino. Scuola militare, atten! Vi è riposo, comandante, grazie. Scuola militare, riposo! Inizio questo mio intervento salutando la bandiera d'istituto della Scuola Militare Teolier, il massimo simbolo dei valori che ha appena ricordato il rappresentante del sindaco di Milano, che ringrazio per il suo intervento. La vera essenza del giuramento che avete appena prestato. Saluto poi tutte le autorità intervenute, civili, militari e religiose, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, il quadro permanente della scuola, tra cui un pensiero particolare lo dedico agli insegnanti, a cui è affidata assieme agli istruttori militari la grandissima responsabilità di educare questi ragazzi, e vengo all'ultimo saluto che voi genitori ci avete affidato. Essendo stato anch'io allievo di una scuola militare, mi rendo conto adesso che gli anni sono passati di quale straordinario sacrificio abbiamo fatto papà e mamma nel salutarmi 14enne e nel mandarmi via da casa. È un grande gesto di amore che avete compiuto e ve ne sono grato, questa volta non da capo di Stato Maggiore ma da figlio. E vengo poi, anzi, prima di venire a voi vengo agli altri protagonisti che sono schierati davanti a me, che sono gli ex allievi. Ieri sera ne ho incontrati molti ad un evento alla scuola e gli ho raccontato le mie sensazioni da ex allievo della scuola di Napoli, che ha avuto la fortuna di non interrompere mai la sua attività didattica, al contrariamente a quello che è successo qui a Milano. Avere un corpo di ex allievi così giovane dà un'immagine di vivacità particolare e straordinaria che si respira entrando all'atelier e incontrandovi, e che ben si sposa con la vivacità di questa straordinaria, bellissima e meravigliosa città di Milano che vi ospita e che ci ospita. E quindi vengo adesso a voi, carissimi allievi e allieve del corso Fadini III, che giurando fedeltà alla Repubblica siete entrati in pienezza nella grande famiglia dell'Esercito. È stato ricordato da chi è intervenuto prima di me di come il giuramento abbia dei significati molto profondi, molto importanti, di grande significato nella vita non solo di un soldato ma di qualsiasi cittadino della nostra Repubblica. E nel preparare queste due righe, che so già che seguirò a malapena per il mio intervento, ho cercato di ricordare cosa ho provato quando ho giurato sedicenne
nella città di Napoli. In realtà non avevo piena coscienza di cosa stessi facendo, sapevo solo che coronavo nella pienezza il mio desiderio di essere un soldato della Repubblica Italiana. Che cosa significa poi realmente il giuramento? Lo capirete più avanti, magari quando tra qualche anno rinnoverete il giuramento in una delle accademie militari, oppure quando, come sta succedendo a tanti di noi, interverrete a queste cerimonie perché avrete scelto di intraprendere una professione civile al di fuori delle forze armate e riascolterete queste parole, questo rito, e vi rendete conto di cosa significa realmente e essenzialmente. E allora ho deciso di contribuire un po' a farvi fare una prima riflessione su alcune parole nella forma del giuramento che reputo centrali ed essenziali e su cui tornerò seguendo questa traccia che mi sono scritto. E parto da famiglia, un altro termine che ho sentito ieri sera pronunciare e nel quale credo fermamente. La Repubblica è una famiglia, la collettività, la comunità nazionale è una famiglia, l'esercito è una famiglia, la scuola militare è una famiglia e come tutte le famiglie, le buone, antiche famiglie a cui siamo affezionate, gli appartenenti almeno una volta all'anno tornano. E infatti gli ex allievi sono qui a farvi vedere quanto questo sentimento sia vero, non siano parole buttate al vento, lasciate lì, che esauriscono il loro significato al termine di una cerimonia, no, sono una cosa vera. Ma perché si è famiglia? Si è famiglia perché in una famiglia si condividono valori e tradizioni. E i valori e le tradizioni ci riportano alla formula del giuramento. Allora, quali sono, a mio parere, due parole che nella formula del giuramento ci richiamano ai valori? Sono Costituzione e libertà. Perché la Costituzione e la libertà sono quegli elementi che ci consentono di costruire un futuro prospero per noi e per i nostri figli. E quindi ancora qui mi rivolgo ai figli e a noi genitori. Senza questi valori, che sono propri di una famiglia, noi non potremmo lavorare per conseguire lo scopo ultimo di ogni padre e di ogni madre, che è quella di dare un futuro prospero ai figli, mettendoli nelle condizioni di costruirselo. E voi ragazzi siete qui perché avete deciso di costruire il vostro futuro partendo dalle basi solide che sono contenute nella formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La Costituzione è fondamentale anche perché è il luogo dove si incontrano i diritti e i doveri di un cittadino. Penso che troppo spesso nel recente passato ci siamo concentrati come comunità nazionale esclusivamente ed essenzialmente sui diritti, ma i diritti non esistono se non ci sono i doveri, e i doveri si incontrano e si leggono nella Costituzione. Quindi vi invito tutti quanti, e sono sicuro che lo farete guidati dalla sapiente maestria dei vostri insegnanti, a leggere la Costituzione soffermandovi non solo sui diritti che garantisce, ma anche e direi soprattutto sui doveri che impone ai suoi cittadini, ai cittadini italiani. Non c'è libertà se non c'è incontro tra questi due elementi fondamentali del vivere comune e del vivere in collettività. E poi vado alle tradizioni. Anche qua due parole che ci sono nella formula del giuramento, che rappresentano la nostra tradizione, il lascito che i patrioti del 48, ma non solo loro, visto che sono stati nominati, ci hanno affidato e tramandato. E sono la patria e la Repubblica. Ecco, nella forma del giuramento voi trovate la Repubblica, la patria, la Costituzione e le libertà. Quattro parole che spero da oggi
rappresenteranno per voi i quattro punti cardinali del futuro nel quale vi muoverete e che attraverserete con pieno successo, e di questo ne sono sicuro. Ragazzi e ragazze, buona fortuna dal profondo del mio cuore e lunga vita al corso Fadini III. Viva la Scuola Militare di Olier, viva l'Italia, viva la Repubblica. Ogni anno, in occasione della ricorrenza delle cinque giornate di Milano, il primo tricolore, come da tradizione, viene passato in consegna dal sindaco di Milano alla Scuola Militare Teulier, che lo custodisce fino al giorno del giuramento degli allievi. Scuola Militare, atten! Ha luogo la cerimonia di riconsegna del primo tricolore alla Presidente del Consiglio Comunale della città di Milano, Elena Buscemi. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Scuola Militare, riposo! Il reparto di formazione lascia il luogo della cerimonia e si predispone per lo sfilamento in parata. Scuola Militare, atten! Pal ar! Ammassamento per sfilare in parata dalla batteria tamburi per fila destra avanti in colonna. Thank you.
Il reggimento di formazione sfila in parata. Batteria tamburi. Prosegue lo sfilamento il comandante della scuola militare Teodosio, colonnello D'Ambrosio, accompagnato dall'ufficiale di corpo, primo luogotenente Paolo Sesto. A seguire il comandante di battaglioni allievi, tenente colonnello Giuseppe Calvanetti. Sfila la terza compagnia allievi, corso Buffa di Ferrero Terzo, agli ordini del capitano Gianluca Donato. Sfila la prima compagnia allievi, corso Fadini Terzo, agli ordini del capitano Francesco Barcucci. Sfilamento.
Si schiera la compagnia d'onore. Avanti! Marsh! March! Passo! Vedi! Compagnia d'onore! Fiat! Compagnia d'onore! Riposo! Vengono resi gli onori alla bandiera d'istituto della scuola militare Teouillet che lascia il luogo della cerimonia. Compagnia d'onore! Attenti! Presentat! Arm! Onori alla bandiera d'istituto della scuola militare Teouillet! Compagnia d'onore, fiat, arm! Compagnia d'onore, riposo! Vengono resi gli onori al gonfalone della città di Milano, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che, accompagnato dal gonfalone della Regione Lombardia e dal gonfalone della città metropolitana di Milano, lascia il luogo della cerimonia. Onore, attenti! Presentat! Arm! Onori al gonfalone della città di Milano! Thank you.
Compagnia d'onore Fian! Arma! Compagnia d'onore Riposo! Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito prende congedo dalla tribuna e si predispone per gli onori finali. Vengono resi gli onori al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino, che, accompagnato dal comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata, Carlo Lamanna, lascia il luogo della cerimonia. Compagnia d'onore, attenti! Presentat arm! Onori al capo di Stato Maggiore dell'Esercito! Compagnia d'onore, Fian! Arm! Compagnia d'onore, Riposo! I labari delle associazioni combattentistiche d'arma lasciano il luogo della cerimonia. Compagnia d'onore, attenti! Compagnia d'onore, Riposo! La fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la Compagnia d'onore lasciano il luogo della cerimonia.
Compagnia d'onore, attenti! Spar! Arm! Campo in avanti! Marsh! Sinistra! Marsh! La cerimonia di giuramento del corso Fadini III è terminata. La Scuola Militare Teulier ringrazia tutti gli intervenuti.